Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E Gesù è il medico delle anime, è il Verbo di Dio che si è incarnato per fare compiere la redenzione e vivere l'esperienza della vita terrena, della vita umana, della gioia, del dolore, della fame, della sete, del sonno, della cattiveria degli uomini e anche della tenerezza affettuosa della madre, dell'amicizia sincera dei suoi apostoli. Gesù vive la sua vocazione di redentore lavorando come un operaio. Da operaio, quindi diciamo che il Signore non possiamo rimproverarlo perché noi siamo in difficoltà e Lui no, noi dobbiamo lavorare e Lui no. Tutto quello che a noi costa fatica, anche a Lui costava fatica. E ogni parola o sentimento che può offendere la nostra persona poteva offendere anche la persona di Gesù. E allora, ecco, andate ad imparare cosa vuol dire misericordia voglio e non sacrifici. È un passo del Vecchio Testamento che Gesù propone da interpretare perché capiscano che nella persona di Gesù è incarnata la misericordia del Padre. Gesù è qui per noi. Allora tutto possiamo chiedere a Dio Padre per mezzo di Gesù. E la Chiesa lo fa in ogni preghiera, in ogni preghiera. E allora, fiduciosi, dobbiamo elevare al Signore le nostre preghiere di adorazione, riconoscendo la divinità di Gesù, di ringraziamento perché il Signore offrirà se stesso alla croce per salvare noi, e offriamo con serenità e fiducia a Dio la nostra persona, le nostre capacità,
i nostri sacrifici, le nostre offerte e anche i nostri peccati. Quando San Girolamo si trovò nella grotta di Betlemme e lì rimase fino alla morte, la notte specialmente pregava battendosi il petto con un sasso, appunto che si era creato una grande ferita sul petto, insisteva sempre con Gesù: perdona i miei peccati, perché lui ricordava gli anni della giovinezza vissuti a Roma, in quella città di vizi e di idolatria. Signore perdona, e Gesù gli apparve e gli disse: dammi tutto, e così starai tranquillo. E lui ha detto: Gesù, io ti ho dato tutto, e non da adesso, tutto ti ho dato, mi rimangono soltanto i peccati, e quelli voglio, i tuoi peccati voglio. Perché? Perché una volta che li abbiamo messi in mano a Dio, Dio li distrugge i peccati. Dice: tra voi e il vostro peccato io metterò l'abisso quando mi chiederete perdono. Qui il Vangelo di Matteo oggi ci parla della vocazione, proprio della vocazione di Matteo. Un uomo chiamato Matteo, e lo racconta Matteo. Era seduto al banco delle imposte, faceva l'esattore, e a quel tempo fruttava molto questo mestiere, perché si poteva rubare. Quanto devi di tasse tu per quella casa, per questo? Lui l'esattore lo poteva raddoppiare, metà lo dava lo Stato e metà se la beccava lui. Quindi erano odiati. Matteo, Zaccheo, ricordate, odiato dalla gente perché aveva rubato tanto. Gesù proprio a lui si avvicina e gli dice: seguimi. E Matteo si alza e lo segue, così, senza preamboli, senza spiegazioni. Una chiamata, una risposta. Però poi debbono mangiare, Gesù dice: mangiamo prima e poi ce ne andiamo. E mentre sedeva a tavola arrivano pubblicani, peccatori, tutti gli amici di questo esattore, e considerati dai farisei i peccatori, coloro che sono maledetti da Dio. Allora tutti questi amici si siedono a mensa con Matteo e con Gesù. Questi farisei allora, vedendo che Gesù mangiava in mezzo ai peccatori, domanda ai discepoli: ma come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Non i discepoli rispondono, ma Gesù. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Allora Gesù è venuto per medicare le nostre ferite, per cancellare i nostri peccati, per ascoltare le nostre preghiere, per metterci nella grazia e nell'amicizia del Padre, per farci sentire veramente figli di Dio. Quanti titoli abbiamo per gioire e ringraziare Dio, ma anche per allontanare i peccati e fare penitenza. Il Signore abbonda di grazie. Avete ascoltato il brano del Vecchio Testamento, della Genesi? Abramo ormai avanti negli anni, sua moglie ce n'ha 127 e muore, Sara muore. Allora Abramo prima piange la morte di sua moglie e poi chiede al capo degli Ittiti, che dominavano quel territorio: datemi un terreno perché io possa seppellire mia moglie,
avere un sepolcro per onorarla. Vendono la grotta di Macpela, una zona lì intorno, lui piange la sua moglie, poi fa fare il giuramento al servo di procurare la moglie, ma non pagana, non cananea, ma della stirpe della famiglia, della sua parentela, quindi dovrà tornare nel paese di Abramo. Il servo giura e mantiene la parola, e Isacco così incontra Rebecca e la sposa e continua la benedizione di Dio su questa famiglia patriarcale. Abramo, Isacco, poi troveremo Giacobbe, la sua storia. Quindi uomini fedeli e la benedizione di Dio. Il Signore ci ha fatti per Lui e quindi ci ama, un padre ama il figlio, ecco, Dio ama i suoi figli. Questo ve lo dico e ve lo ripeto, perché ci sono momenti duri, bui e tristi nella vita di ognuno di noi, sono i momenti della prova, o perché si indebolisce la nostra volontà di servirlo, di amarlo, di osservare la sua legge, o anche accade il contrario, la disperazione perché non siamo stati capaci di obbedire, di amare, di ringraziare, e allora ci consideriamo perduti, dannati. No, dobbiamo ricordare sempre, Dio è Padre, allora ama e perdona. Eleviamo a Dio la nostra. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Il sangue dei tuoi martiri. La povertà è forza, il privilegio è tarlo. Tu, Chiesa, doni amore a tutti ugualmente. Per tutti è morto Cristo e il suo sangue è prezzo d'universal salvezza, senza alcun privilegio. Se questo stesso prezzo è chiesto a te, sua sposa, è quello il tuo Magnificat, è quella tua corona. Se leghi a qualche trono la tua invitta croce, poi finiranno insieme gettati nella polvere. Tu nulla devi al trono che sguaina la spada. La forza del Vangelo è quella la tua spada. Rimettila nel fodero, semmai l'hai al fianco. Nell'orto del Getsemani, Gesù lo disse a Pietro. Infatti, nel pretorio, l'accusa della serva intimorì l'apostolo e rinnegò il maestro. Amaramente pianse e ne trovò perdono, ma fu per lui sconfitta, profondamente atroce. Or, guarda che esercito possiedi in tutto il mondo, rallegrati e avanza. Gesù, con te è sempre. A chi il mantel pretende, consegna pur la tunica. Concedi a chi ti chiede ed offri a chi non ha. Così trionferà la pace sulla terra e nel bagno della grazia si torna figli a Dio. Oh, vai, Santa Chiesa, tu versi dal costato il sangue dei tuoi martiri qual dono del Signore.